Illuminiamo Mantova, il castello di San Giorgio, per dire che la polio è quasi sconfitta. È quello almeno che ci auguriamo, nel senso che sono 25 anni che Rotary International è impegnato in questa battaglia per debellare in maniera totale questa terribile malattia che colpisce soprattutto i bambini, e dopo 25 anni possiamo dire con grande soddisfazione che siamo riusciti a debellare la polio in 152-153 paesi, riducendo il fenomeno a 4 paesi soltanto. Solo che più ci si avvicina allo zero e più le difficoltà sono grandi, ed ecco quindi il segnale che noi lanciamo con questa manifestazione per ricordare prima di tutto ai rotariani, ma soprattutto per ricordare alla comunità intorno alla quale e dentro la quale vive il Rotary, che non dobbiamo abbassare la guardia e quindi dobbiamo fare in modo di arrivare in fondo a questa grande battaglia. Io ho deciso di fare questa manifestazione a Mantova prima di tutto perché in giugno farò un congresso a Mantova, non essendo io mantovano. E poi perché Mantova rappresenta una comunità molto forte e molto importante nel nostro paese. È una bella iniziativa questa dei Rotary, un'iniziativa che innanzitutto rende onore alla città di Mantova, perché solo due monumenti in Italia e solo due città in Italia avranno questo onore. La città di Roma, che è capitale d'Italia, e Mantova, che è capitale del mondo, insomma, tanto per esagerare, insomma. Ecco, i monumenti mantovani illuminati per una causa importante. Certo, una bella iniziativa. D'altronde il mondo dei Rotary è un mondo che dedica le sue energie, le sue attività, a questo tipo di service, e quindi insomma una cosa meravigliosa.